Le ferie lavorative non funzionano sicuramente come in Italia, quindi state sicuri che se andate nel Regno Unito troverete un ambiente totalmente diverso, con delle prospettive totalmente diverse. Pensate che già dopo i primi 30 giorni dalla conferma del vostro contratto a tempo indeterminato maturate le prime ore di ferie, che sono ovviamente tutte retribuite, cosa che ovviamente in Italia non troverete mai e poi mai. Tenete presente quindi che ogni 2 mesi sarete in grado di andare in vacanza per una settimana, anche perché il calcolo è molto facile. Come ogni mese maturate 2 giorni e mezzo di ferie, calcolando anche il sabato e la domenica, o comunque 2 giorni off che avrete durante la settimana lavorativa, ve ne potete andare belli a spasso, o in Italia o in vacanza, o in rimanere tranquillamente a casa a rilassarvi. Le ferie in genere sono di 28 giorni che si suddividono in 20 giorni che sono le ferie che maturate durante il corso dell'anno e 8 giorni sono i bank holiday. La cosa bella è che se deciderete di lavorare durante il bank holiday avrete il doppio della paga giornaliera. Quindi ragazzi, ricordatevi che siete venuti nel Regno Unito per migliorare la vostra vita e non per peggiorarla. Se ve ne siete andati lontano dall'Italia è anche sicuramente per questi motivi, ragion per cui state bene attenti, calcolate bene le vostre ferie e se qualcuno se ne vuole approfittare, andatelo a cagare.